Dispenser TV, rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Dammi un borgo e nascerà un albergo, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Si parla di turismo e si parla in particolare del progetto Albergo Diffuso, un'opportunità di sviluppo dei borghi rurali. In Toscana siamo pieni di borghi rurali, una tradizione, una cultura, ed ecco allora che sempre nel tema e nell'impronta del turismo cercare di valorizzare con questo progetto questi centri rurali. L'Italia e la Toscana, dicevamo, in particolare, ha un patrimonio inestimabile in termini di cultura, storia, tradizione e ambiente, fatto di piccoli borghi spesso destinati all'abbandono e soggetti a spopolamento, che hanno bisogno di essere recuperati, di essere in grado di raccontare la storia, i sapori e in grado di offrire al turista i servizi e l'accoglienza di un intero villaggio. E allora, insieme ai nostri ospiti incontrati all'interno del palazzo, sede del Consiglio regionale della Toscana, andiamo a vedere di che cosa si tratta questo progetto. Vogliamo spiegare in che cosa consiste il progetto Albergo Diffuso? Sì, è un albergo che utilizza quello che già esiste per cercare di valorizzare appieno gli immobili, la ristorazione, la proposta agroalimentare, l'artigianato e quant'altro, facendo raggiungere uno standard alberghiero sia all'alloggio, quanto attiene all'alloggio, e sia al territorio. Ecco, e se uno volesse fare un albergo diffuso? Prepararsi a un percorso che non è un'autostrada, ma di sicuro può portare a grandi soddisfazioni. Sicuramente la prima cosa da fare è quella di cercare informazioni dove ci sono. C'è un'associazione che è ben disponibile a dare informazioni, ci sono società locali che danno informazioni su finanziamenti possibili. Ci sono dei finanziamenti europei innanzitutto, bisogna capire esattamente di cosa si tratta, ragionare caso per caso, ma di fatto quello che interessa all'Unione Europea è che i finanziamenti rendano. Vorremmo che ci raccontasse una sua esperienza di albergo diffuso. Beh, sai, l'esperienza di albergo diffuso è nient'altro che un'esperienza normale di ospitalità. Normale nel senso che io faccio quello che ritengo una cosa, diciamo, a me normale tutti i giorni, la mia quotidianità la trasmetto ai miei clienti. Cosa vuol dire? Che tutto quello che è ospitalità io la do a questi clienti che vengono a trovarmi, quindi territorio. Quindi tutta la natura, prodotti, cucina, tutto quello che ci trova sul territorio attraverso l'ospitalità. Quindi dormire in case, trovarsi praticamente in un sistema di ospitalità metà casa, metà albergo. Albergo Diffuso è un progetto interessante. La regione come ci si rivolge? Ma in positivo, ritenendo che questo possa rappresentare un'opportunità per il nostro territorio e una condizione su cui dover continuare a lavorarci. Noi abbiamo più di 4.000 agriturismi, abbiamo borghi bellissimi che occorre mettere in rete e cominciare a offrire in maniera interessante al mondo.